Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Focus Sanità. Il format nasce principalmente dalla volontà di indagare i meandri della sanità campana e lo faremo in particolar modo invitando una serie di rappresentanti, esponenti del mondo della sanità campana. Avvicinandoci infatti alla fase 2 della somministrazione dei vaccini, iniziano una serie di interrogativi che principalmente vedranno il futuro della sanità campana. Nello specifico cercheremo dunque di rispondere alla maggior parte delle domande che sono principalmente insite nella natura umana e nello specifico questa sera partiremo con un ospite particolare, ovvero il dottor Mario Nicola Vittorio Ferrante, direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, che sta operando un vero e proprio miracolo, tant'è vero che si è parlato di cura Ferrante. Nello specifico partiremo dal restyling che si è avuto nei diversi reparti dell'ospedale e nello specifico entreremo poi in quelle che sono le iniziative operate appunto dal direttore. Buonasera, dottor Ferrante, benvenuto. La prima domanda che vorrei rivolgerle è relativa all'attuale situazione dei contagi nella regione Campana e nello specifico nel territorio beneventano. Come sta procedendo la somministrazione dei vaccini ai dipendenti? Allora, per quanto riguarda Benevento e provincia, la situazione diciamo, noi all'inizio della pandemia eravamo la provincia in cui c'erano stati pochissimi casi e la situazione era proprio rosea, molto rosea. Poi diciamo, man mano in questa fase successiva, praticamente Benevento ha avuto un aumento dei casi. Dal punto di vista della popolazione, comunque, noi a livello di ospedale siamo arrivati già nella fase avanzata della prima fase, in cui abbiamo allestito 105 posti in ospedale area Covid, una palazzina dedicata, e avevamo un tasso di utilizzo insomma abbastanza elevato, ma non arrivavamo mai a coprire tutti i 105, quindi riuscivamo a dare un'assistenza ospedaliera adeguata ai casi che si verificavano. Poi, naturalmente, in questa fase ultima, in cui c'è stato ancora un ulteriore aumento di casi di positività, noi comunque come ospedale non siamo stati in affanno, anzi, il tasso di utilizzo si è ridotto intorno al 50% dei 105 posti. Quindi diciamo, dal punto di vista ospedaliero riusciamo a dare risposta. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, noi abbiamo vaccinato tutto il personale, oltre il 95%, prima e seconda dose. Quindi diciamo, possiamo considerare l'ospedale Covid-free dal punto di vista del personale. Quindi con i dispositivi e la vaccinazione, tutte le attenzioni, diciamo. L'ospedale è molto protetto dal punto di vista dell'assistenza, tanto che noi ormai facciamo anche, già abbiamo ripreso i ricoveri ordinari per le patologie non Covid, cardiologiche, neurologiche, di traumi e quant'altro, oncologiche, reumatologiche, tutte malattie che naturalmente in questo periodo sono andate anche un po' in sofferenza l'assistenza perché le persone non venivano in ospedale. Per paura del Covid, quindi adesso invece c'è maggiore compliance da parte di tutti. Dunque, le novità sui vaccini sono legate principalmente alla conclusione della fase 2 e per quanto riguarda invece la distribuzione dei vaccini, cosa può dirmi? Ok, Completata anche la seconda fase. Quindi perfetto. diciamo, noi è completo, prima e seconda abbiamo finito tutta il 4 di febbraio, è finito tutto. Cioè noi ci siamo mossi un po' in anticipo. I primi giorni facevamo 6 ambulatori in contemporanea, quindi diciamo, avendo fatto la prima dose di massa con ambulatori, molti ambulatori, quindi abbiamo accelerato per fare la copertura in tempi brevi. Noi abbiamo ricevuto, siccome l'hub nostro serviva anche da, perché avevamo noi la cella frigorifera a meno 80, quindi noi davamo i vaccini anche all'ASL. Quindi venivano stoccati da noi e noi li passiamo all'ASL. L'ASL ha
avviato le attività vaccinali sul territorio e man mano che arrivano quelli Pfizer, quegli altri invece loro sono dotati di frigoriferi che necessita della temperatura a meno 20, quindi fanno direttamente loro lo stoccaggio. Quelli invece Pfizer arrivano da noi e forse oggi o domani arriverà un altro, alcuni vassoi o uno o due, che noi passeremo a loro per la vaccinazione sul territorio, sia ai medici, agli ultraottantenni e tutti quelli che, le categorie che rientrano in questa fase. Sono ben note le misure che sono state adottate da diversi sindaci, per contrastare appunto la diffusione del Covid. Lei condivide o meno le misure adottate? Io sono d'accordo nel senso di le cose che noi dobbiamo portare avanti sono, diciamo, devono essere graduali. La prima cosa, l'ospedale deve avere dare un'assistenza, quindi deve essere un ospedale sicuro. Poi naturalmente la seconda, il cittadino deve fare la parte sua, cioè ci vuole il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani, la mascherina. E finché non si arriva all'immunità di gregge, questo si deve fare a prescindere dal vaccino, perché se no si inficia l'attività del vaccino. Cioè noi se facciamo propagare il virus creiamo un problema, non solo, ma lo creiamo anche voglio dire, gli ultraottantenni che adesso sono nella fase per vaccinarsi, si stanno reclutando. Se non si vaccinano, gli ultraottantenni e i pazienti fragili, quelli che hanno già malattie concomitanti, sono quelli che se si beccano il virus muoiono. La maggioranza che sono dei morti sono legate a queste persone. Ci sono anche qualche giovane, però la maggioranza è legata a questi. Quindi, se noi preserviamo queste persone, sicuramente facciamo un'opera meritoria per poverini, per evitare che possano avere situazioni gravi. Quindi, io reputo che ci vuole una rigidità. La rigidità fa bene a tutti. È un po', diciamo, dal punto di vista psicologico, non è facile. Bisogna avere anche un gradiente di accettazione individuale. Però il lume vale la candela, cioè rischiare la morte e essere ostinati a fare stupidità, è meglio essere attenti. Cioè, mi sembra un po' fare come la roulette russa, non conviene, no? Un altro interrogativo è sicuramente legato alla questione scuole, di conseguenza le diverse ordinanze promosse dai sindaci relative appunto alla chiusura delle scuole hanno creato non pochi problemi. Lei cosa crede? Il contagio all'interno delle scuole è una questione reale o meno? Sì, il problema reale è semplice. Cioè, parlavamo prima del distanziamento e di tutte le problematiche. Un bambino, per quanto possa essere edotto poverino, cioè che può fare un bambino per proteggersi sicuro con la mascherina, quando io vedo i bambini che di per sé si tolgono le mascherine, si mettono le mani in bocca, mettono tutto in bocca. Cioè, voglio dire, diventa un veicolo facile per il bambino, quindi per quando noi vogliamo proteggere il bambino va protetto, ci dobbiamo proteggere prima noi, poi proteggiamo i bambini e poi a cascata. Quindi io reputo che dove sia stata già la presenza di bambini, ragazzi a scuola, il tasso è aumentato di casi positivi. E quindi questa incidenza che si aumenta mano a mano è legata, penso, proprio a questo fatto della frequenza. È naturale che un bambino è meglio che va a scuola perché tendenzialmente là deve stare, però siamo sempre lo stesso problema. Qual è la priorità? Quindi la priorità penso che sia la salute e poi anche il fatto di andare a scuola. Se andiamo a scuola e si crea una situazione insostenibile dal punto di vista diciamo dell'assistenza e del contagio con tutte le cose annesse e connesse, e poi noi facciamo un danno alle persone in generale, perché il bambino che va a scuola si contagia, ritorna a casa. Se i genitori sono giovani, già siamo in una fase più o meno che può essere sotto controllo, ma se vivi in famiglia un paziente fragile o un anziano, e poi arrivano i problemi.
Sicuramente una delle problematiche che negli ultimi mesi, insomma, si sta sviluppando in territorio italiano è sicuramente legato alle varianti Covid. Lei, in quanto direttore generale, teme queste varianti o meno? Beh, le varianti Covid non sono altro che l'esatta, diciamo, conseguenza del problema virale che in genere avviene, anche per l'influenza, ogni anno c'è la sindrome influenzale. E l'anno successivo c'è una variante, il vaccino è fatto per la variante che è avvenuta come cambiamento del virus. Ecco perché si insiste molto di fare le vaccinazioni quanto prima. Perché? Se io mi vaccino e già ho una protezione per il virus, la variante si va a allogare già con una protezione. Se è naturale, se la variante arriva prima che io sia coperto, è più facile che agisca come fatto ulteriore di aggravamento di una situazione epidemica in atto. Ma se noi creiamo già la barriere, la variante viene isolata. Invece, se noi siamo vulnerabili, non arriva l'immunità di gregge, qualunque mutamento va a alterare l'organizzazione del virus che già si è contestualizzata nell'ambiente. Quindi più il tempo passa, più le varianti agiscono. Più invece noi siamo immuni, più le varianti riusciamo a compensare. In relazione all'aumento esponenziale dei contagi che si è avuto in queste ultime settimane, cosa pensa che possa provocare la movida in relazione appunto al concetto di libertà che principalmente si sviluppa tra i giovani? E nello specifico come questo elemento può incidere nell'aumento dei contagi? Sì, il problema rientra anche in quel fatto, cioè io capisco i ragazzi, anche io sono stato giovane, quindi non posso dire, i ragazzi hanno ragione, ma fino a un certo punto, perché rientriamo sempre nelle problematiche di trovare un nesso tra ciò che vive il ragazzo e poi quello che si contestualizza nella società e nella famiglia. I ragazzi, è naturale, essendo giovani, ci sono stati casi di mortalità di giovani, ma naturalmente a fronte degli anziani, i fragili, è molto alto il tasso di mortalità per questi tipi di persone. Allora potrebbe esserci una specie di egoismo individuale, tanto io pure che mi ammalo, che succede? Allora ci può essere questo approccio di essere menefreghisti e dice tanto, ma quando beh, mi sono beccato il virus, mi sto dentro. Allora il rischio che c'è, è quello che non fosse tanto, non avrò chissà quanti danni, pensano loro. In effetti non è così, perché molti giovani si sono ammalati e sono anche morti. È naturale che la parte dei giovani è più, diciamo, è meno vulnerabile dei fragili e degli anziani, ma non è che è immune. Quindi, secondo me, è anche una questione di civiltà, di egoismo, di buonsenso che le persone devono capire che necessita, è un momento particolare della vita. C'è tempo per bere, per fare tutto. Il problema è che uno, nel momento in cui prende l'aperitivo, si toglie la mascherina e toglie la protezione, e quindi automaticamente è più facile che avvenga il contagio. È una questione anche un poco di essere attenti, ma perché poi molti giovani, che se avete visto anche sui social, che si sono ammalati, poi hanno intimato, state attenti che è una cosa grossa, pericolosa e quindi non scherzate. Quindi alla fine è il buon senso e anche prendere atto che non si può scherzare, questo virus è pericoloso. Al momento invece, quali sono le priorità per l'azienda che dirige dal punto di vista logistico nonché sanitario? No, le priorità adesso che sono è che noi abbiamo preso una palazzina e l'abbiamo dedicata al Covid, quindi siamo coperti per l'assistenza in caso di malattie, di ricoveri in ospedale. Adesso abbiamo allargato la forbice dell'assistenza e quindi per tutte le patologie croniche che, come dicevo prima, non hanno avuto molta risposta, anche perché erano le persone che non venivano in ospedale e quindi avevano paura. Quindi noi adesso, già il 12 e il 13, facciamo le giornate aperte per la cardiologia, per avvicinare di nuovo le persone in ospedale. Abbiamo fatto per la reumatologia.
Noi abbiamo strutture di eccellenza, la struttura di reumatologia del San Pio è uno dei grossi centri del centro-sud insieme a Potenza, quindi da noi vengono tutti i malati reumatologici, problemi immunodepressi, quindi per l'oncologia stessa cosa. Dicasi la stessa cosa anche per quanto riguarda tutte le attività che sono legate alla neurochirurgia. Noi teniamo una neurochirurgia molto di attrazione, chirurgie anche importanti. Quindi noi stiamo cercando di aprire un ventaglio e dare assistenza alle persone che rientrano nella rete tempo-dipendenti. Quindi nella rete tempo-dipendenti ci sono tutti quelli, i malati di tumori, i malati neurologici, i malati cardiovascolari, e noi in questo modo riusciamo sicuramente a mettere insieme, perché no, non si muore solo di Covid, rischiamo che non muoia di Covid per altre cose. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio nell'assistenza e nell'offrire assistenza, pensando al Covid in primis, ma pensando anche alle altre patologie. Ha menzionato le giornate del 12 e del 13 febbraio in relazione appunto alla settimana del cuore e dunque ai malati cardiopatici. Come ha sviluppato quest'idea e soprattutto qual è l'obiettivo che cercava di perseguire attraverso questa iniziativa? Noi lo facciamo ogni anno, non è solo quest'anno, lo facciamo tutti gli anni. Quest'anno, a maggior ragione, abbiamo fatto questa attività proprio perché abbiamo visto che molte persone arrivavano a pronto soccorso in ospedale con malattie cardiache acute, tipo infarto o altro, e persone che dovevano fare azione di diagnosi non l'hanno fatta, si sono trascurate e sono arrivate a un punto poi di avere patologie acute. Il fatto è che noi abbiamo pensato di aprire le porte, di dire: vedete, l'ospedale è sicuro, venite qui, controllatevi, probabilmente avete necessità, apriamo le porte e cerchiamo di sensibilizzare, avvicinarle all'ospedale, che spesso nelle credenze popolari o nell'ignoranza di una cattiva informazione, dice l'ospedale: andiamo che ci becchiamo il Covid e muoiono per altre cose. E quindi il rischio è alto. Noi abbiamo avuto tante persone ricoverate in ACUZ per patologie, ma tantissime che si erano trascurate in questi mesi. Cioè, persone che sono arrivate a fare la dialisi, perché non si curavano, avevano insufficienza renale, cioè cose che non si curavano proprio, cioè si erano abbandonate perché vedevano solo il Covid, e poi la patologia che emergeva la trascuravano, e poi sono arrivati al ricovero per altre patologie che non era il Covid. Passando dal punto di vista tecnico, tra organizzazione logistica, dotazione tecnologica e organico a disposizione dell'azienda sanitaria, in quale dei tre aspetti lei crede che occorra un potenziamento? Diciamo tutti i settori, diciamo le tre aree più forti sono la struttura, il parco tecnologico e le risorse umane. È naturale che tutte e tre concorrono, ma le risorse umane fanno la parte prevalente, perché se io voglio offrire un'assistenza, le risorse sono importanti. Senza risorse, voglio dire, voglio fare un'assistenza di qualità, non la posso fare senza le risorse. Cioè non ho a disposizione i medici, infermieri e altri. Allora, la prima cosa è questa, e diciamo noi su questo ci siamo mossi e abbiamo fatto un reclutamento importante di personale, sia dal punto di vista infermieristico, ma anche dal punto di vista medico. Abbiamo nominato dei primari nuovi che stanno facendo un'attrazione enorme. E poi diciamo, la dobbiamo anche orientare, io perlomeno è stato, negli anni ho sempre fatto così. Quando stavo a Caserta ho nominato circa 15 primari. Quindi voglio dire, ho cercato sempre di mettere le persone giuste per dare un lavoro di qualità all'ospedale, ma anche un'assistenza ai cittadini. Perché reputo che l'importanza è mettere anche le persone in posti chiave, legate anche un po', se lasciamo passare un po' il messaggio, legato alla meritocrazia. Perché io reputo che se io metto un medico bravo, un primario bravo a dirigere, quando poi serve, sta lì, ma lo dobbiamo fare prima. Cioè, se noi lo nominiamo prima, che è bravo, ce lo troviamo dopo. Non è che lo possiamo inventare quando lo vogliamo noi. Quindi deve fare tutta un'azione di prevenzione
prima, cioè prendere persone giuste, mettere al posto giusto, quando servono ce li troviamo. Se mettiamo i fessi troveremo tanti fessi, se mettiamo i bravi troveremo tanti bravi. E alla fine la collettività se ne può giovare. Se mettiamo prima i bravi, significa che le persone vedono la differenza e si avvicinano a noi. È anche un fatto di civiltà, perché io reputo che diciamo, l'assistenza è sacra e che dobbiamo assistere tutti, sia chi ha possibilità di curarsi che chi non ha possibilità. E gli dobbiamo offrire anche una qualità dell'assistenza, perché non è che uno per curarsi si cura e basta, no, si deve curare nel migliore dei modi. Se noi mettiamo persone scarse, poi chi ha i soldi trova il modo per andare altrove e gli altri invece no. È stata sempre la mia mission di dare un'assistenza di qualità a tutti. Poi chi ha i soldi vuole fare 10 consulenze se le va a fare, ma io una consulenza la devo garantire di qualità. Poi chi ha i soldi se ne vuole fare altre 9 se le va a fare a pagamento, ma una la dobbiamo garantire bene. Quali sono le maggiori difficoltà che lei ha incontrato in quest'anno di Covid? Beh, diciamo, io sono uno molto battagliero di carattere, non sono uno facile che mi arrendo facilmente. Ho trovato tanti ostacoli, ma essendo molto ostinato e avendo le idee chiare da farsi, io non mi sono mai fermato, pure di fronte a grosse difficoltà. Tenete conto che io in questo periodo del Covid, io sono stato presente tutti i giorni al lavoro, cioè nel senso io venivo a lavorare tutti i giorni con i grossi rischi, perché diciamo il direttore generale non visita direttamente, ma io avendo a che fare con infermieri, primari, medici che andavano a Covid o altro, o persone che circolavano, anch'io sono a rischio. Il fatto che mi sono fatto adesso il vaccino sono un po' leggermente più tranquillo, ma non è che, diciamo, ma sono stato sempre presente e vi posso dire che le difficoltà erano anche psicologiche, perché i medici spesso avevano anche momenti di crisi, gli infermieri, perché stare tutti i giorni a affrontare queste cose, vedere morti continui, potrebbero avere anche sindrome di burnout, stare male, cioè nel senso che si vedevano queste persone che le morivano in braccio, non è una cosa facile a vedersi e nemmeno a raccontarsi. Io normalmente la cosa che mi è rimasta impresso è che nel periodo Covid, proprio la parte più forte, marzo-aprile, io telefonavo spesso ai malati nei reparti e parlavo con loro. E vi dico che stavano in sofferenza totale. Li sentivo proprio col respiro affannoso, era stata un'esperienza drammatica. Per quanto riguarda invece l'assistenza primaria ed in particolare alle zone carenti di medici, di medicina generale, come crede sia possibile affrontare queste problematiche? Questo, diciamo, non è una cosa che rientra nella mia attività odierna come direttore di un ospedale, è solo l'ospedale, però diciamo il territorio, avendo fatto esperienza nella gestione anche negli anni addietro di direttore di ASL territoriali, io vi posso dire che il problema del territorio è che spesso si fa confusione tra l'ospedale e il territorio e spesso si parla di integrazione ospedale-territorio, che per molti è solo una parola bella, integrazione ospedale-territorio. Spesso ciò non avviene perché l'ospedale fa la puzza, però nel momento in cui la persona poi deve ritornare nell'habitat territoriale della famiglia, necessita che sia in entrata che in uscita ci sia un raccordo. Sia in entrata che il paziente dovrebbe avere prima un'assistenza di qualità a livello territoriale. Il medico di medicina generale deve fare bene il suo lavoro, quindi deve fare attività, visitare le persone. Se le visita, probabilmente non ricorrono a fare richieste in proprio in ospedale, perché il problema si risolve già sul territorio. Quando non si risolve, la persona cerca di trovare risposta dal territorio, medico di medicina generale, fa il tentativo con qualche specialista a livello distrettuale, se non ha risposte, ma in ospedale. Quindi che se la filiera funziona, il territorio dovrebbe far bene la sua parte. Il medico dovrebbe stare vicino al malato, il malato ha la risposta e in caso acuto va in ospedale.
Quando il malato non ha risposta, che succede? Vuole avere una risposta. O sta male, ci fa un numero 118, chiami 118, oppure con la macchina, con le proprie gambe, con la famiglia lo porto in ospedale. Ma alla fine arriva sempre da noi. Quindi se avviene tutto questo prima, probabilmente l'ospedale fa bene il proprio lavoro. Nella parte di uscita, io faccio bene il mio lavoro, ma dopo che una persona ha avuto l'ictus, ho avuto un trauma ortopedico, ho problemi cardiaci, si deve riabilitare, la presa in carico va di nuovo sul territorio. Allora necessita che ci sia questo scambio in cui poi il malato venga di nuovo ripreso in carico, venga assistito nel migliore dei modi e abbia la riabilitazione se serve quello. O i malati cronici vanno assistiti a casa con l'assistenza domiciliare, l'assistenza domiciliare oncologica. Ma rientra sempre in un percorso legato al paziente. Spesso non succede. Cioè, il paziente va visto nel percorso individuale, ma secondo quello che serve o interviene. Se è una media assistenza, assistenza per tutti, o bassa assistenza, e la fa sul territorio. È naturale che necessita una grande organizzazione, una grande coscienza e una grande appartenenza, necessità di uno status individuale del medico che spesso fa il giuramento di Ippocrate, ma lo deve applicare, e lo stesso vale per tutti. Cioè, noi dobbiamo ognuno fare la propria parte. Io quando ero giovane pensavo di rivoluzionare il mondo e pensavo che si potesse fare rivoluzioni. Le rivoluzioni si possono fare individuale, ognuno deve fare la propria parte. Se io faccio bene il mio lavoro come direttore generale, il direttore generale mio vicino fa il proprio lavoro, lo fa bene, tutti i 17 direttori generali della regione Campania facciamo una grande sanità perché ognuno fa bene il proprio lavoro. Non possiamo cambiare insieme, tutti insieme, pensando che con gli altri, no, ognuno deve fare la propria parte. Insieme faremo grandi cambiamenti, perlomeno io così la penso. Dunque, qual è la sua opinione sulla sanità campana, soprattutto nella gestione di una epidemia così grave come quella del Covid? La vicinalità in Campania c'è stato un grande impulso. Il presidente Luca ha fatto molto da questo punto di vista. Quindi c'è stato un grande impulso e quindi poi farlo anche per il periodo Covid, affrontato, lo sforzo è stato fatto e le risposte sono state date. Si tratta sempre di migliorare ulteriormente, ma diciamo, la Campania si è difesa bene. In relazione all'inaugurazione della nuova area di medicina legale, può illustrarci i retroscena legati ovviamente a questo progetto? Sì, allora siccome diciamo io qui ho trovato una serie di criticità quando sono venuto, una di queste dismessa come attività, e col procuratore diciamo di Benevento, il dottore Policastro, abbiamo concordato di ripristinare il tutto per un fatto di civiltà, perché il vicario di Benevento, di assistenza medico-legale e quant'altro, potrà essere poi portato in altri ospedali regionali. Allora noi abbiamo ripristinato la medicina legale, abbiamo fatto due sale settori di ultima generazione a norma, abbiamo fatto le sale dove i medici legali possono andare per fare i consulti medico-legali, abbiamo fatto cinque sale morgue moderne, sistemate. Abbiamo fatto anche all'esterno un ambiente protetto per l'accesso. Insomma, abbiamo dato un senso di civiltà. È stato anche molto apprezzato. Assolutamente. Ma la morte non è un abbandono, uno deve pure viverla con decoro e con un forte senso anche di civiltà, di rispetto delle persone. D'obbligo, tra le domande è sicuramente quella legata ai progetti a medio e lungo termine. Ha già prefissato nuovi obiettivi o, attende, insomma, l'evolversi della situazione Covid?
Diciamo, i miei progetti, io lavoro sempre così, ovunque mi mandano io vado, non sono uno che, diciamo, dove spesso mi sono trovato a Caserta, sono stato bene, ho avuto un'esperienza bellissima, anzi il periodo più bello professionale che io ho avuto stando a Caserta. Sono stato circa 2 anni e mezzo, per me è stato un grande ricordo e un bel ricordo e ho rapporti eccezionali con molti di Caserta, ancora oggi ci sentiamo, bellissimo. Sto qui a Benevento, che è la zona più interna, e quindi mi fa piacere. È naturale che a me piace molto il mare. Poi, se io dovessi avere anche un'esperienza sul mare, sarebbe piacere. Bene, ringrazio il dottor Ferrante per aver risposto alle nostre domande e spero insomma di aver insieme al dottor Ferrante risposto ad alcuni dei quesiti che principalmente preoccupano non soltanto i campani, ma estendiamo sostanzialmente queste preoccupazioni anche a livello territoriale e italiano. Dunque vi ringrazio per averci seguito e vi aspetto ad un nuovo appuntamento la settimana prossima. Arrivederci.